Primo giorno di scuola. Mentre sono ancora in corso le nomine dei docenti, a Milano oltre 5.000 studenti tra scuole pubbliche e paritarie iniziano l'anno con il libro di testo digitale. Gizza News è andata all'Istituto Tecnico Maxwell a intervistare il preside e il docente del progetto Generazione Web. Il collegio docente del Maxwell ha accettato l'invito di partecipare al concorso Generazione Web con il solito entusiasmo che abbiamo quando ci sono delle innovazioni nella scuola. È appena approvato dal collegio docenti, e quindi nel mese di giugno, abbiamo comprato con investimento della scuola gli iPad da dare ai docenti. Abbiamo organizzato già il primo giorno prima dell'inizio della scuola delle riunioni per come programmare l'inserimento di questo nuovo strumento nella scuola. Nei primi 10 giorni i ragazzi avranno un approccio solo teorico dello strumento e dopo 10 giorni consegneremo ai ragazzi e alle famiglie l'iPad che dando le istruzioni per il registro elettronico e sull'uso e la conservazione dello strumento. Lo strumento è assicurato dalla scuola, i ragazzi e le famiglie contribuiranno all'acquisto e al mantenimento di questo oggetto perché poi alla fine resterà loro. Con il libro digitale ci sarà un risparmio per le famiglie? Il prezzo del digitale è inferiore solo del 15% del cartaceo, quindi le famiglie in effetti hanno un risparmio limitato. La scelta dei libri di testo è parte della funzione docente in quanto difesa anche dalla libertà di insegnamento che è prevista dalla Costituzione. Il costo di questi libri, soprattutto di questi ultimi 2 anni, che è aumentato in maniera esponenziale, siamo tra il 15 e il 20% secondo le indicazioni di quasi tutte le ricerche, è dovuto non tanto agli insegnanti quanto proprio ai decreti del Ministero della Pubblica Istruzione che hanno imposto agli insegnanti di scegliere libri che nel doppio formato, che abbiano sia il formato cartaceo che il formato digitale. Quante classi e quanti studenti vengono coinvolti con questo progetto? Nella nostra scuola sono coinvolte 2 classi, una prima e una terza, in modo da favorire l'inserimento di questo nuovo strumento lentamente in tutto l'istituto, spero negli anni prossimi. Gli alunni saranno 50 circa. Tra Milano e provincia sono coinvolte 16 istituzioni paritarie e 25 istituti statali, per un totale di classi pari a 70 per le scuole paritarie e 130 per gli istituti statali, per un coinvolgimento complessivo di oltre 5.000 studenti. Quali obiettivi intendete raggiungere con i nuovi strumenti tecnologici? Migliorare e facilitare l'apprendimento degli studenti. Il centro dell'esperimento Generazione Web non sono gli strumenti tecnologici, ma è l'utilizzo di una nuova modalità formativa che vede l'uso degli strumenti tecnologici perché l'apprendimento risulti facilitato e di migliore qualità. La qualità di un libro di testo non si riconosce dalla forma, cartacea o digitale. La qualità si dipende dalle conoscenze degli autori e quindi consigliamo agli insegnanti di scegliere il libro per le sue qualità, per la sua didattica, per le sue capacità di trasmettere le informazioni e le conoscenze studenti, indipendentemente dalla sua forma. Noi abbiamo chiaro che l'iPad è uno strumento, lo dobbiamo conoscere e vogliamo utilizzarlo. Il fine ultimo è utilizzare questo strumento per dare ai nostri studenti una opportunità di imparare meglio le cose che abbiamo da dire loro. Ma non c'è il rischio che gli studenti usino l'iPad per giocare o distrarsi? La scelta che abbiamo fatto è quella di scrivere un regolamento che sia il più chiaro e condiviso possibile, che possa far utilizzare l'iPad in classe per la didattica. A fine anno ci sarà un bilancio? Durante la sperimentazione, in parallelo alle classi che la realizzeranno, altre classi procederanno in senso tradizionale. Sarà possibile quindi, in termini differenziali, valutare l'efficacia dell'utilizzo dello strumento tecnologico, il rendimento delle classi sperimentali e il rendimento delle classi tradizionali. La redazione di Gilda News augura buon anno scolastico agli insegnanti e naturalmente anche agli studenti.